Benvenuti al salotto di Winston Innes. Questa settimana doppia puntata e stasera con noi ci sarà Linda Villano. Tra pochissimo andremo ad inserirla nella nostra diretta. Con lei parleremo di un'associazione nata quest'anno, di AIDA, e di tutte quelle che sono le attività e i progetti di cui si occupa lei e le ragazze che vi fanno parte. Vedo già collegata Linda insieme a noi, vediamo se riusciamo a inserirla subito nella nostra. Collegando insieme a noi, prima di avere con noi la nostra ospite, Linda Villano. Eccoti Linda! Eccoti. Mi senti? Ti sento benissimo, ti vedo bene, fai magari un passettino un po' indietro così vediamo. Perfetto, perfetto. Promossa, perché sei riuscita subito ad essere con noi. Bene, sono veramente contenta di essere ospite di questo salotto serale. Diverso dai soliti salotti che si sentono, ecco. Sì, diciamo che è il salotto che annulla completamente le distanze. Questo è quello che ci permette di essere nel corso della settimana, perché poi nei fine settimana ci sono gli eventi, le competizioni, ma infatti adesso poi entreremo più nel dettaglio. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci prima telefonicamente, poi anche di presenza in occasione della MTS, dell'Automoto Touring Show. Però Linda, prima di addentrarci in tutto, io voglio farti la fatidica domanda. Okay. Come ti sei avvicinata al mondo del motorsport e dell'automotive? Allora, questa è una bella domanda, perché solitamente si sente il ho avuto il parente che ha fatto l'esperienza, sono arrivata, grazie a... La mia esperienza e la mia passione nasce per pura curiosità. Io dico sempre che la curiosità, e questa è anche una frase di Munari in realtà da cui prendo ispirazione, la curiosità fa poi la creatività, di conseguenza l'esperienza. Io studiavo al liceo artistico Aldo Pastoni a Torino e avevo intrapreso il percorso di design industriale. Sì. La cosa che mi affascinava di più, quindi l'oggetto più affascinante per me, era l'automobile. E quindi ho detto, ma perché proseguire studiando solo, tra molte virgolette, il design del prodotto? Proseguo e inizio a studiare il transportation design, nello specifico il car design, e da lì, questa è una scelta che io in realtà non ho fatto a ridosso dell'università, ma ho fatto già più o meno in terza superiore, cioè io ero molto... avevo già le mie obiettivi. E quindi ho iniziato a sfogliare libri di auto, ho iniziato a frequentare eventi, quindi andavo ad Automoto Retro, andavo magari al Salone del Valentino. Sì. E quindi piano piano poi mi sono avvicinata sempre di più. Mi ricordo che la prima volta che mi ha colpito un'auto, ero per strada e avevo visto una Delta Integrale. E era livreata a Martini, penso, insomma, una cosa, una copia, ecco. È un po' difficile vedere l'originale in giro. E quindi la vedo per strada, mi ricordo che ero in Roma a Torino, ho proprio tirato un urlo, come se avessi visto, non so, un cantante. E quindi gli ho detto, ok, aspetta, forse mi sto... cioè, sono un po' malata, leggermente. Forse è la strada giusta per la mia passione. Esatto. Esatto. E da lì poi ho proseguito con l'università, ho fatto 3 anni di università allo IAD qui a Torino, ho studiato, purtroppo li ho affrontati durante il Covid, però questo non mi ha fermata, e da lì ho iniziato a sviluppare sempre di più questa passione, perché di nuovo conoscevo un piccolo pezzettino, quindi volevo informarmi subito dell'altro, e quindi poi di nuovo, e quindi più scopri cose e più ti innamori alla fine. Sì, quindi ti sei proprio avvicinata in modo autodidatta, sì. Insomma. Da autodidatta, è vero. E poi diciamo che hai fatto anche un po' di quella che è la tua attività, prima di arrivare all'inizio dell'associazione, anche la tua attività giornaliera, perché insomma tu hai modo di parlarne, sì. Di automobili durante le giornate. Esatto, assolutamente, e per questo devo ringraziare praticamente la prima azienda che mi ha accolto. E mi ha accolto perché io ho finito l'università sempre durante Covid, quindi era una situazione veramente difficile. Avevo studiato sì per progettare auto, ma ero anche un po' incerta sul se continuare a progettarli o avvicinarmi ad un altro ramo. E quindi in questi dubbi post-università sono andata al Museo Nazionale dell'Automobile.
Devo dire che avevo la fortuna di avere il professore Davide Lorenzone, il curatore dell'archivio, del museo, lo avevo come insegnante di storia dell'automobile. E all'università. Penso che sia uno dei due esami in cui io ho preso 30, gli unici due, e uno era illustrazione, l'altro era storia dell'auto, e avevo portato come ricerca tra l'altro la Shelby Cobra, quindi la storia di Carroll Shelby, sì, e quindi sono andata al museo per cercarlo. In realtà lui è molto molto impegnato, non l'ho incontrato, ma ho incontrato in quel momento Fabrizio. Fabrizio è il ragazzo che poi, grazie a Felipe, grazie all'azienda Wurz, che si occupa proprio di fare guide storiche, guide ai musei dell'automobile, sia a Torino che ai musei Ferrari, mi hanno accolta. Ho fatto un piccolo esamino da guida, studiando chiaramente un testo, ma anche lì c'è una base da cui si parte, ma poi lì è tutto il tuo interesse, perché alla fine... E allora, la storia dell'auto è breve, ma... C'è sempre da imparare, quindi Diciamo non ci che si fa praticamente. è breve teoricamente, ma intensa praticamente. Sì, cioè, esatto, è intensa, poi c'è sempre da scoprire. Ad un certo punto mi ricordo che qualche mese dopo che ho iniziato a fare la guida al Museo dell'Automobile qui a Torino, una notte ho sognato una Motorwagen, che al Museo dell'Auto non abbiamo. Eppure io mi sono sognata un'auto che dice, ma non è che ho sognato una Ferrari, vabbè, ok. No, cioè proprio un'auto, praticamente una delle primissime auto della storia. E quindi io ho detto, ok, sta continuando questa cosa, diciamo, non smetterà mai. E poi diciamo che allora la mia carriera quindi è proprio iniziata così, è iniziata al museo dell'automobile, ero affascinatissima perché... Tra l'altro, come designer, il percorso espositivo è una cosa che mi incuriosisce moltissimo. Quindi mi era capitato anche di fare delle visite guidate legate al design e alla storia del design stesso. Quindi il design nasce anche lì più o meno fino all'Ottocento, e allora lì iniziavo a collegare tutti i pezzettini e le raccontavo a tutti i visitatori, dai più piccoli ai più grandi. E se dico più piccoli, i più piccoli sono i più curiosi e quindi anche lì io mi diverto tantissimo perché fanno delle domande che proprio non ti aspetti. Non ti fanno la domanda da appassionato di auto che vuole sapere il motore, ma lì, ma come era messo? No, la domanda è proprio curiosa e quella è la cosa più bella. Sì, ma tu ti ricordi una domanda proprio che ti è rimasta impressa, che magari ti ha anche messo in difficoltà, come per dire, oddio, cosa Ricordo dico? bene le domande, ma mi ricordo questa affermazione di un bambino, era molto piccolo, avrà avuto 6-7 anni, mi si avvicina e io dico sempre, con l'innocenza del bambino, mi si avvicina tirandomi la maglia, proprio come i bimbi, mi tira e dice, ma lei guida? E io ho detto, certo, io guido una macchina, ma lei è pilota? Ho detto, no, magari, io ho detto l'esempio, ho detto Charles Leclerc è un pilota. Vabbè, sarà anche un pilota, ma mica è una guida del museo lui. E ed è proprio qua che poi noti la differenza di parlare con un signore che magari viene al museo, si aspetta un livello di conoscenza molto alto e soprattutto si trova una donna che fa la visita e quindi si aspetta ancora di più perché dice, ah, adesso ti metto alla prova. E invece il bambino che con tutta la sua innocenza mi dice, vabbè, Charles Leclerc sarà anche un pilota, ma tu sei una guida. Questa è la cosa più bella che mi è rimasta impressa. E poi tanti bellissimi racconti, tante bellissime persone, proprio anche il fatto di lavorare con un team di guide, perché lì, ecco, il momento di scambio di informazioni è importantissimo. Con Felipe, il nostro boss, che è veramente super prezioso, è veramente un'esperienza bellissima e io penso che... Dato che non è un'esperienza difficile da fare, da affrontare, ma chiunque, un appassionato qualsiasi può avvicinarsi e può candidarsi, io penso che sia veramente un'esperienza completa. Perché l'auto la conosci veramente dai suoi inizi e quasi ti affascina di più capire come diciamo, esiste il percorso, no? E ti accorgi anche di quanto l'uomo e la donna, mi raccomando, abbiano fatto l'auto a loro immagine e somiglianza. Vero. Perché
l'auto è stata fatta proprio su misura per l'uomo e per la donna, mi raccomando. Anche perché comunque ci sono, e io invito sempre, diciamo, tutti coloro che ci ascoltano, ci sono degli aspetti, dei particolari delle auto che sono stati proprio introdotti dalle donne. Esatto, assolutamente sì. Hanno fatto veramente la differenza in tanti casi, ma soprattutto io racconto la storia della Dora, che era questa auto nata inizio Novecento, era un'auto elettrica, all'epoca erano gli automobili elettrici, perché anche lì purtroppo erano al maschile, sì. Ma l'auto Dora, questa è una storia che mi ha raccontato altra grande donna dell'automobile, Maria Paola Assola, sì. Dora è un'auto che nasce per le donne, con un nome da donna. Giusto. E tra l'altro le prime illustrazioni, quindi siamo più o meno nel 1904, rappresentavano la donna alla guida. Che accompagnava, cioè praticamente portava un uomo dietro, seduto dietro. Quindi era una cosa pazzesca. Tra l'altro, era qui a Torino, noi avevamo tantissime aziende automotive all'epoca che costruivano auto e lo facevano soprattutto anche per le elettriche, inizio Novecento. E questa è un'altra grande storia, perché le donne hanno fatto queste piccole cose, ma hanno fatto anche delle, che poi sono diventate grandi. Perché noi, senza la linea di mezzeria, non so come potremmo gestire le strade, o senza il tergicristalli, come fare. Quindi... Diciamo che possiamo dire, e speriamo di non inamicarci nessuno, che insomma, dalla parte tecnica e grossolana, poi le minuzierie, in realtà, che sono poi quelle che fanno e danno il valore, alla fine sono arrivate spesso dalle donne, sì, diciamo. Esatto, è come dire Miss Van der Rohe, il Dio sta nei dettagli, e quindi alla fine tutto fila. Esatto. Tutto fila. E guarda, mi trovi d'accordo, e ci trovi d'accordo, perché ho avuto modo di intervistare anche altre donne che in effetti come te dicono quanto sia importante la storia, e quindi tutte coloro che sono entrate in contatto con grandi marchi, li hanno nella propria passione, nella propria storia, li hanno vissuti anche tramite i propri genitori, e hanno le chiavi di alcuni musei in questo momento, dicono quanto la storia sia importante e quanto è importante raccontarla ai ragazzi e alle ragazze, perché adesso i giovani magari si trovano tutto già formato, ma non sanno realmente da dove parte tutta questa storia dei grandi uomini e delle grandi donne che ci sono dietro. Esatto, senza far distinzioni, proprio presentando la storia dell'automobile come una storia fatta da uomini e da donne. Come donne che manovravano non solo l'automobile, ma mezzi un po' più pesanti come i tram dell'epoca, sono state parte della rivoluzione. Noi qui a Torino abbiamo anche un'altra grande associazione, che è l'associazione Tram Storici, e anche loro mi hanno raccontato come le donne hanno veramente cambiato le cose, come alcune ragazze dall'altra parte del mondo si sono impuntate di voler fare le manovratrici e ci sono riuscite. Quindi è stata veramente una storia fatta di uomini e donne, solo che vuoi per stereotipi, vuoi che l'automobile nasce al maschile, purtroppo ci si lega a questa storia, diciamo, come dire, vista un po' distorta, in modo un po' distorto. Però, come dicevo, dal bambino che mi dice tu sei una guida, anche se non sei un pilota, cioè insomma sei importante, è proprio qui. E secondo me bisogna proprio lavorare sull'innocenza e partire soprattutto con le nuove generazioni, partire con l'idea di siamo tutti uguali e possiamo fare tutti lo stesso lavoro, ma soprattutto puntare su quella che è la passione, e non solo lavorare sulla mobilità sostenibile, ma lavorare anche su quello che effettivamente ci caratterizza, perché se tu scendi per strada, ti immagineresti delle strade senza macchine? Assolutamente no. Quindi bisogna formare e informare. E poi chi lo sa, magari nascono altre appassionate e altri appassionati. Sì, questo è vero. Ma mi hai dato proprio l'assist perfetto un po' con questo racconto del bambino, e poi col fatto anche che mi hai detto che comunque nei gruppi ovviamente che guidi all'interno del museo dell'automobile comunque ci sono degli uomini che quindi si aspettano determinate cose. C'è stato un momento in cui ti hanno volutamente messa in difficoltà?
Allora, l'ultima mi è capitata poco tempo fa. Allora, c'è stato un episodio che proprio mi ha lasciato perplessa. Arriva questa famiglia, e in questo caso ero, sì, al museo dell'automobile, però quello di Fiat Heritage. Arriva una famiglia, che è un museo un po' più privato, ecco, quindi diciamo che bisogna prenotare, non è proprio ingresso libero. Arriva questa famiglia ed erano, c'era il papà, una ragazzina. E c'era la moglie, quindi erano due donne e un uomo. Mi si avvicina il padre e fa: "Scusi, la guida dove la trovo?" Io ero completamente brandizzata Stellantis. Sono io la guida? Buongiorno. Ah, lei? Eh sì, ma io mi aspettavo un uomo. Faccio: "Ma sia tranquillo che le informazioni gliele do allo stesso identico modo." Uscendo è rimasto stupito, tanto che la moglie mi si è avvicinata, mi ha fatto molti complimenti e lui, insomma, è rimasto poi in disparte perché effettivamente poteva evitare l'uscita che ha avuto all'inizio. E un altro episodio è stato qualche tempo fa, ho fatto sempre una guida dove mi è stata chiesta la produzione di un'auto nello specifico, dove si trovasse la sede in quel momento della produzione. Ho detto: "Guardi, qui non riesco a risponderle, mi posso informare?" Perché capita a tutti di: "Ok, magari queste informazioni effettivamente non lo so." Che tra l'altro è sempre quello spunto di: "Ok, vado a vedermela perché adesso sono curiosa, no? Adesso voglio essere pronta." E ho detto: "Guardi, con tutta la gentilezza di questo mondo," lui mi ha detto, "però molto male, non mi sta proprio bene questa cosa." Faccio: "Guardi, qua ci sono 350 vetture, gliele so raccontare più o meno tutte. Mi dica lei se proprio è questo che, no?" Purtroppo sì, e questo ovviamente mi è capitato da parte di uomini. La prima esperienza l'ho vissuta diverse volte, c'è chi più, c'è chi meno. E invece la cosa bella è di vedersi delle visitatrici, che ti seguono, ma ti seguono proprio con gli occhi di chi vede speranza, no? Di chi vede: "Ah, io vorrei fare questo, vorrei essere così, vorrei sapere così." Mi ricordo anche di una classe di ragazze delle superiori, mi ricordo che erano lì che se la chiacchieravano tra di loro. Quando hanno visto me come guida, mi hanno seguita. Gli altri compagni se ne stavano un po' in disparte, ma loro mi hanno proprio presa come punto di riferimento. E questa è una cosa meravigliosa, secondo me, perché tu sei la motivazione, no? Tu sei un po' di benzina che spinge il motore del cambiamento, della speranza. Vedere la ragazza che fa un lavoro improbabile, perché purtroppo abbiamo ancora questa concezione. Sì, infatti guarda, in questa immagine che hai disegnato e ci hai spiegato, in effetti c'è un po' tutto quello che è l'attività che le donne stanno facendo nel settore automotive, nel settore dei motori, proprio essere l'esempio, il simbolo per far sì che altre ragazze, bambine e ovviamente anche i maschietti ci mancherebbe, però comunque dare l'idea che è possibile, è fattibile e quindi essere esempio diventa un effetto traino. E questa è la cosa importante. Sempre riguardo alla tua attività di guida, che poi appunto sfocerà in quello che è il progetto, l'associazione nata quest'anno, diciamo, è fattibile diventare guida? Come si può fare se una ragazza come te lo vuole diventare? Ma allora, sicuramente basta una forte passione. Perché le persone d'ore che ho incontrato e che mi hanno accolta, vedono tanto questo, vedono veramente la passione e la voglia di imparare. Perché, ripeto, anch'io magari sono partita all'inizio che non conoscevo bene bene, ripeto, devo ancora imparare, quindi figuriamoci. Sicuramente la passione e l'intraprendenza, la voglia di fare, che è un po' un aspetto che la fame, ecco, per esempio. E sono aspetti che ti porteranno poi avanti, sia in un ambiente come questo, per fare la guida storica in questo caso, sia per tutti i lavori. Ci va tanta determinazione, ci va forza. E ogni tanto bisogna innanzitutto scoprirsi, quindi facendo queste nuove esperienze ci scopriamo un po', e bisogna lanciarsi. Io ho fatto così, io ho portato il curriculum a mano, devo essere sincera, e non solo, avevo portato anche un'illustrazione, mi sembra proprio di una Delta Integrale Martini,
e avevo portato questo curriculum chiuso con questa illustrazione che poi ho regalato, ho lasciato al museo. Sono stata un po' creativa. Ecco, io consiglio questo: consiglio di essere innanzitutto noi stesse, dobbiamo essere noi stesse, più o meno timide, questo non deve frenarci. Perché tanto ci sarà qualcosa che prima o poi ci sbloccherà. E avere sempre questa voglia e questa fame, soprattutto di dire, ecco, io posso essere la dimostrazione per qualcun altra che un giorno vorrà intraprendere la stessa carriera, che un po', ecco, questo è il mio obiettivo, questa è la mia motivazione. E insomma, è un po' questo il percorso, secondo me, da fare, senza porsi limiti. Ah sì, ah sì. Ti faccio una domanda proprio diretta, ma secondo te davvero noi donne per imporci dobbiamo studiare di più rispetto agli No, uomini? non penso, non penso, non penso che nessuno debba studiare troppo. Io non sono mai stata, per esempio, una ragazza dai voti eccellenti. Sono sempre stata molto curiosa e preferivo farmi l'esperienza fuori, perdere del tempo, che poi non è mai tempo perso, per scoprire. E devo dire che forse proprio questa mia parte, questa parte del mio atteggiamento e del mio carattere mi ha portato ad aprirmi strade. Quindi no, non abbiamo assolutamente bisogno di studiare di più, anzi, dobbiamo essere, secondo me, proprio capaci e volenterose di aprirci al mondo. Eh sì, un po' di coraggio, E un po' di diciamo. coraggio, esatto, senza farci trascinare dalla negatività. Io penso che come dire, la situazione negativa si possa sempre creare, ovvero ci può essere la persona che ti frena, la persona che purtroppo gioca un po' troppo con te. A me è capitato, ho avuto una bruttissima esperienza in un'attività e questa cosa mi ha veramente frenata. Sì. Però da lì essere frenati, sì, ma non farsi influenzare. E non modificare il proprio percorso, i propri desideri e i propri sogni da persone che purtroppo, io dico proprio palese palese, non sanno stare al mondo, non hanno il minimo rispetto, ma della persona, dell'umano, non della donna o dell'uomo. E quindi no, le donne non hanno bisogno di studiare di più, hanno bisogno di lanciarsi e di soprattutto essere consapevoli di chi possono essere e chi possono diventare. Eh sì, e possiamo dire che questa curiosità ti ha portato all'inizio di quest'anno a fare cosa? A creare un'associazione con tutti i suoi pro e i suoi contro. Nasce così AIDA, che è l'acronimo di. Associazione Italiana Donne per l'Automotive. Qui ringrazio Ilaria Oitana, che è il nostro segretario, preziosissima, perché senza di lei e senza tutta la sua parte, i suoi studi, ecco, lei ha studiato giurisprudenza, altri grandi studi, senza la sua parte di burocrazia, eccetera. Non sarebbe stato facile, ecco, e anche Alessia Corcione, che è poi la nostra vicepresidente. E allora, come nasce? Anche lì, curiosità, e in questo caso posso dire un lampo, ecco, non lo so, veramente, un fulmine a ciel sereno. Io stavo guidando, stavo proprio andando verso casa e ad un certo punto ho pensato, aspetta, ma dal nulla, assolutamente dal nulla, che poi anche lì non è proprio dal nulla, perché dietro hai tutta la tua esperienza, tutti i tuoi bagagli che ti porti Certo. dietro. Abbiamo perso un secondo. Eccoti. Tu ti porti dietro tutte queste esperienze e dici, non, magari non pensi, non ragioni. E poi ti si illumina, ti si accende quella lampadina e dici, aspetta, ma esiste un'associazione, esiste qualche cosa che porta, come dire, evidenzi la figura della donna in questo settore, che non vuol dire portiamo la donna avanti e l'uomo lasciamolo indietro, no, portiamo la parità di genere. Ho visto che c'era qualche iniziativa. E da lì ho detto, manca però sicuramente un'iniziativa sulla nuova Vehicle Valley, perché se lo stanno definendo così, Sì. ovvero sulla città di Torino. La città di Torino è
stata, purtroppo dicono così in questo momento, stata la città dell'automobile. Ma noi, anche attraverso AIDA e attraverso tutte le associazioni che stiamo cercando di incontrare e con cui vogliamo cooperare, vogliamo renderla la città dell'automobile e non la città della mobilità sostenibile soltanto, ma proprio quella che ha dato vita praticamente alla storia dell'auto e che ne conserva delle storie preziosissime. Non possiamo sottrarci a questo, la storia non può essere dimenticata, quindi proprio anche in onore della città nasce AIDA. E AIDA nasce appunto con l'obiettivo, sì, di promuovere la parità di genere, di farlo in tutte le aziende, in tutte le realtà automotive. E chissà che poi un giorno non siano solo automotive, ma noi ci immaginiamo anche le aziende che si occupano di informatica, di scienza, perché c'è un po' questa difficoltà sulle materie STEM, l'ingegneria. Nasce un po' comunque con l'obiettivo proprio di promuovere la nostra figura e di farlo soprattutto attraverso la presenza di uomini e donne. Infatti adesso è il momento di Giulio che scrive Viva Ida, la quota azzurra e ne abbiamo tante di quote azzurre, infatti siamo molto molto felici di ciò, perché insomma deve essere un obiettivo comune, non deve essere solo l'obiettivo della donna, lo devono volere anche gli uomini soprattutto. Sì. Infatti io, come dico sempre, sono anche un po' ripetitiva, però il cerchio è fatto da due parti, nel senso che comunque quello che può dare una donna è allo stesso tempo importante tanto quanto può darlo l'uomo. Di certo è che dalla unione di queste due visioni si può veramente vedere un po' lontano, ed è importante anche da parte degli uomini l'apertura e dare lo spazio giusto Sì. perché le donne possano esprimersi, perché quello che può la sensibilità, la parte del compromesso, la parte della negoziazione, perché comunque la donna riesce un po' di più dal punto di vista del negoziare, insomma, ci sono degli aspetti, delle caratteristiche, delle competenze prettamente femminili, possiamo dire, alcune prettamente maschili, è dall'unione che poi si può creare veramente. Esatto, un gioco di squadra, è un po' come veramente una squadra corse, cioè veramente la squadra è composta da persone. Le persone fanno comunità, fanno forza e da lì poi nasce tutta la nostra cultura. E non possiamo sottrarci di nuovo a questo essere e coesistere. Non devono più esistere lavori da uomini o lavori da donne. Non deve esistere il ruolo, perché il ruolo già va un po' più a identificare, no? La donna o l'uomo. Deve esserci la persona con le competenze e le conoscenze, la voglia di fare, la fame, che poi ti porta a raggiungere l'obiettivo, che molto spesso è comune, perché alla fine, se io voglio far parte di un'azienda dove si tratta l'automotive, l'obiettivo poi è per tutti, non è solo per me, persona che vengo presa perché sono donna, perché vogliamo la quota rosa, perché voglio. No, io sono una persona che entra perché io ho le competenze per entrare. E deve essere così. Non deve essere limitante. E AIDA in questo senso vuole anche quasi, come dire, raccogliere tutte queste informazioni, raccogliere tutti i dati che fortunatamente ultimamente riusciamo a riscontrare con tutte le ricerche possibili, e vuole avvicinare altre donne e altre ragazze anche a cambiare la loro vita. Perché io ho parlato con diverse donne che sono molto appassionate di auto, ma non lavorano nel mondo dell'auto. Ma perché? È perché ho fatto un po' di fatica, perché non lo so, perché, ma come, avresti le potenzialità per farlo, no? Però mi sono arresa, però no, no, questa cosa non deve essere, perché un uomo non mi fa questo ragionamento. Un uomo non mi fa questo ragionamento, perché purtroppo ci sono sempre quei vecchi principi, questi stereotipi così tanto radicati, che a volte ci lasciano credere. Ci lasciano credere che siamo abbastanza o non possiamo fare questo o quello, invece non deve essere assolutamente così.
facciamo un po' influenzare poi a volte il mondo magari dell'automobile, dell'automotive anche risulta magari un po' lontano, sì. Non si sa bene anche come avvicinarsi. Invece adesso diciamo AIDA e anche le altre poi associazioni con cui state appunto cercando di creare sinergia, creano proprio il percorso, spiarano un po' la strada. Esatto. Ecco che... Cosa. Noi vorremmo veramente, cioè come ci immaginiamo in un futuro, ci immaginiamo come punto di riferimento della ragazza che esce da scuola e dice, però è interessante l'auto, come potrei fare per... E nel momento in cui cerca, perché questa è stata una ricerca che ho fatto anch'io, se io mi riguardo indietro, io cerco donne auto. Purtroppo quello che esce online, le prime immagini che ti escono non sono di una designer che disegna l'auto. Forse se lo chiedi all'intelligenza artificiale ti fa la designer che ti disegna l'auto, perché è un po' più aggiornata. Se tu vai su immagini, trovi la donne motori. E, quindi questa è una cosa purtroppo negativa. Noi vogliamo proprio essere il punto di riferimento, ma anche non solo appunto le ragazze che escono da scuola, ma di tutte quelle donne che si vogliono avvicinare, di tutti quegli uomini che vogliono fare qualcosa per portare questo cambiamento. Per far sì che insomma non diventi l'essere una mosca bianca, ma un po' una quotidianità. Esatto. Cioè, noi speriamo che un giorno poi non servirà più AIDA e che diventi soltanto un'associazione di appassionate e appassionati. Eh sì, e i progetti sono iniziati, uno dei quali è stato anche un po' il lancio in società, che è stata appunto la partecipazione alla MTS, all'Automoto Touring Show. Raccontaci un po' com'è stato questo ritorno dell'auto a Torino e tiriamo un po' le somme di questo evento, allora, dal punto di vista... È stato grandioso perché noi come... Allora, io mi ricordo le prime mail le abbiamo lanciate il giorno dopo che abbiamo fondato l'associazione, era il 18 febbraio, il 19 febbraio già scrivevo mail. Perché l'idea c'era già, l'idea c'era già da prima, ovviamente era soltanto da praticamente iscrivere, c'era l'intenzione di farsi conoscere, di presentare proprio l'associazione, ancora senza avere un effettivo contenuto da poter portare, quindi adesso noi stiamo lavorando sul business plan, perché comunque nonostante siamo un'associazione dobbiamo portare l'effettivo contenuto alle persone, no? Soprattutto su temi così delicati. Ma detto questo, noi abbiamo iniziato a lanciare queste mail e contatto, sapendo già da più o meno ottobre che sarebbe arrivato la MTS a Torino, contatto GL Eventi, e mi risponde Valentina Brero, che ringraziamo tanto e salutiamo, dicendomi che assolutamente lei voleva sentirmi al telefono, e quando l'ho chiamata è stato un po' come quando ci siamo sentite noi al telefono, c'è stata un'emozione, un coinvolgimento, che abbiamo detto sin da subito, ok, va bene, facciamolo. Noi in realtà siamo entrate proprio a passetti, abbiamo detto magari un cornerino, una cosina, due volantini. No, vogliamo assolutamente il vostro stand. Perfetto, va bene. Noi ci siamo sentiti un attimo, oh madò, adesso dobbiamo prepararci tutto in tempo zero, tra l'altro perché avevamo un mese e mezzo per organizzare tutto. È stata una sfida. Da una parte non ce l'aspettavamo, ma dall'altra sì, perché comunque questi sono temi caldi, fortunatamente, anche con tutto l'interesse che c'è per le tematiche ESG, fortunatamente queste cose si sentono e io ne sono veramente contenta. E quindi ci siamo sentite di corsa, ma ci siamo lanciate. E siamo arrivate all'evento con due vetture. Una era la Ford Mustang Mach-E, auto progettata da un team al 100% femminile, e l'altra era la Lotus Elise, che noi abbiamo voluto chiedere gentilmente in prestito a Torino Heritage e a Luca Recchia, che ce l'ha prestata, perché poi giustamente il nostro cambio. Questo scambio di contenuti era che poi la domenica avremmo portato delle ospiti a parlare e a raccontare le donne nell'automotive, e quindi portare le loro testimonianze di donne che stanno facendo la differenza nel mondo dell'auto,
E tra queste c'era Elisa Artioli, che è praticamente la ragazza, che all'epoca era la bimba, che ha dato il nome alla Lotus Elise. Quindi penso sia penso l'unica donna al mondo a guidare, ma penso l'unica persona in generale a guidare un'auto che porta il suo nome. Sì, forse, non lo so, ma magari Enzo Ferrari ha guidato la Enzo Ferrari. Sì, praticamente. Forse penso che sia stato l'unico, ma come donna sicuramente. Come donna è l'unica, esatto. Quindi, insomma, è stato veramente una bella esperienza perché ovviamente abbiamo trovato delle piccole difficoltà perché giustamente dobbiamo sempre entrare nell'ottica che è ambiente legato all'85% da uomini che vengono a visitare a farsi la passeggiata della domenica in fiera, che portano con loro però le mogli, molto spesso, le figlie e si è comunque visto una partecipazione di ragazze che giravano in solitudine. Io lì mi sono vista allo stesso modo quando io vado in fiera, per esempio sono stata ad Autoclassica ad ottobre ed ero lì da sola, perché a me piace farmi le cose da sola, girare e scoprire. Parentesi, anche lì ho beccato la battuta, ma sei qui da sola, ormai queste donne giocano persino a calcio, vanno alle fiere dell'auto da sola, incredibile, chiusa parentesi, e è stato bello perché abbiamo avuto questa difficoltà del, ok, ci sono tanti visitatori, poche visitatrici, però vicino abbiamo anche delle realtà, un po' vogliamo per nostre conoscenze, un po' vogliamo perché le abbiamo conosciute lì, che ci hanno veramente supportato, per esempio Hardcore Drivers, con cui ho collaborato e con cui collaboriamo, è stato veramente di supporto. Per esempio sono entrate adesso in AIDA delle ragazze che frequentano i raduni di Hardcore Drivers, quindi i raduni dove si parla di passione, dove si diffonde passione, no? E quindi abbiamo sì riscontrato delle piccole difficoltà, ma allo stesso tempo abbiamo veramente trovato innanzitutto la prima esperienza, ci siamo presentate al pubblico e abbiamo riscontrato interesse nel partecipare all'associazione e interesse nel attivare altre collaborazioni appunto con i nuovi enti che abbiamo anche conosciuto lì. Quindi sono un po' eventi che servono anche a fare networking, a fare rete, che è un po' sempre il nostro obiettivo, perché più la rete diventa grande, più noi riusciamo a portare alto il messaggio e più persone si avvicinano, anche persone che magari chiedono aiuto. Io ho avuto per esempio la chiamata di una ragazza che mi ha chiesto delle informazioni su come fare per entrare in questo settore, per esempio, su come avvicinarsi. E questo è un buon risultato, davvero un buon risultato. Eravamo pochi, anche in Sala Azzurra, quando abbiamo fatto lo speech, non eravamo in tantissimi, però si parte così. Come dicono le ragazze di Airwealth, perché ci siamo anche avvicinati nel frattempo a Airwealth, che è un'iniziativa dedicata alle donne per la finanza, sì. Insieme si va lontano. È vero. E pochi piedini, pochi passetti, ma si fa veramente tanta strada. Eh sì, quei momenti sono quei momenti di semina che poi permettono appunto veramente, come hai ben detto tu, di creare sinergie, collaborazioni. E mi permetto anche, perché un po' l'ho vissuta anche sulla mia pelle e con piacere ero con voi in Sala Azzurra, e ti ringrazio ancora davvero perché mi ha fatto veramente, veramente tanto piacere. Quando si condivide la propria storia, poi adesso ti dico la mia parte personale, ti rendi veramente conto di non essere sola. Sì. Perché parliamo tutte la stessa lingua, vogliamo tutte la stessa cosa e magari ci troviamo semplicemente in posti distanti. E questi momenti delle fiere, delle manifestazioni ci permettono di essere vicine e di arrivare in modo sempre più capillare. Perché poi appunto esiste l'associazione di una certa parte d'Italia piuttosto che un'altra parte d'Italia, e questi sono i momenti in cui veramente si parla la stessa lingua e si dice: ma vedi, le stesse cose che hanno chiesto a me le hanno chieste a te, e quindi diamo poi tutte la stessa risposta. Sì, perché siamo spinte dalla passione. Esatto, spinte dalla passione, spinte dal nostro desiderio di farci sempre più strada. Quindi è questo il lavoro della forza, è il lavoro dello stare insieme proprio, e questa è veramente una cosa positiva anche per quelle situazioni invece negative
dove magari ci si è trovate o le persone, alcune donne ci si stanno proprio trovando in questo momento. Quindi raccontarsi senza filtri molto spesso le nostre esperienze, anche in questo caso, come dire, negative, perché da lì poi nasce il tu come l'hai affrontata, cioè come l'hai vissuta, come hai fatto poi a svincolarti da quella cosa. Può esserci un modo o l'altro, però alla fine il fatto di essere insieme, di esserci aiutate, di condividere quell'esperienza lì della serie, ah, quindi non è capitato solo a me, quindi io posso parlarne, no? Quella è una cosa davvero positiva di fare community, di fare rete, soprattutto di farlo appunto tra donne, tra l'altro appassionate di motori, e quindi lì è proprio una gioia. Anche perché dico una cosa appunto guardandomi un po' indietro perché io il paddock perché parlo un po' più del motorsport perché è un po' più il mio ambito diciamo posso dire che eravamo abbastanza qualche tempo fa non eravamo tantissime adesso ce ne sono molte di più di donne di ragazze fortunatamente quindi questo vuol dire che il percorso che si sta facendo è quello giusto ma prima ci si aiutava molto meno perché essendo Sì. poche non ci si fidava molto. Invece adesso parlandone e accorgendosi veramente che stiamo crescendo sempre di più, si riesce davvero, davvero a creare una collaborazione propositiva. Sì, assolutamente, perché poi anche a me è capitato di incontrare qualche ragazza, raccontarsi l'episodio negativo e quindi, ma dove c'era un po' di timidezza. Quello che univa purtroppo era l'esperienza negativa fatta nell'ambito. Invece, in questo caso, dato che siamo tante, la prima cosa che ci unisce è effettivamente la passione. Cioè, a me viene da raccontarti l'episodio dell'auto, non lo so, della Itala 35-45 HP che parte da Pechino, arriva a Parigi. Io ti faccio questo racconto e lo condividiamo, ci emozioniamo insieme, ce lo raccontiamo. E poi se resta tempo si parla di quella cosa lì negativa, però il fatto di essere ormai in tante ci consente di veramente raccontarci di tutto e partire soprattutto, avere il perno sulla passione vera e propria. Ah sì, quello sì. Adesso domanda futuro. Adesso noi abbiamo, diciamo, dato il via con il battesimo di Aida, praticamente da MTS, e adesso progetti futuri? Allora, progetti futuri. A noi piacerebbe tantissimo fare formazione. Come dicevamo prima, vogliamo essere quel punto di riferimento dove le ragazze e le donne che devono scegliere di iniziare un percorso o cambiare il loro percorso possono in qualche modo affidarsi a noi, arrivare da noi e anche solo tramite un consulto, un aiuto, un supporto, anche volendo emotivo, allora farcela. Come formazione intendiamo anche eventuali, diciamo, corsi motivazionali e non solo, ma anche eventuali corsi di guida sicura e sportiva, perché anche su questo aspetto ci muoviamo molto volentieri, che è l'aspetto della sicurezza. Quindi un'altra cosa che ricopre di nuovo il sociale e anche l'ambiente in questo caso. E quindi diciamo fare community in questo senso con la formazione e l'informazione. Sicuramente, come detto, questo è quello che ci lega è la passione. Stavamo ragionando con Elisa Artioli anche di un ipotetico e possibile raduno, un raduno Aida, dove tutti potranno partecipare, tutte potranno partecipare. Promuovendo di nuovo la passione, quindi portando la propria vettura indipendentemente da che vettura sia. E un'altra cosa che io personalmente, come presidente dell'associazione, vorrei tanto fare è promuovere delle guide, delle visite guidate, affrontando proprio i temi della donna in questo settore e promuovendole sia a associate e associati, sia a persone esterne che poi magari si avvicinano proprio di più anche alla questione associazionismo, che è anche un grande bagaglio. Quello su cui puntiamo, oltre a questo, è anche poi partecipare attivamente agli eventi, ovvero, come in questo caso MTS è stata una grande sfida, è stato un grande lancio. Adesso per un po' non penso che faremo fiere in cui noi saremo effettivamente presenti con degli stand.
ma magari con dei piccoli cornerini, ecco, ma partecipando proprio come persone, promuovendo anche un po' il nostro valore umano, di presentarci e conoscerci, girando comunque tutta Italia, non fermandoci soltanto chiaramente alla zona di Torino e Piemonte. Assolutamente. Sì, quindi insomma tanti tanti progetti, tanta carne al fuoco per Aida. E io ti faccio un'ultima domanda, che è un po' quella marzulliana che noi facciamo sempre un po' a chiusura delle nostre interviste. Linda, dovessimo fermare il tempo e fare una fotografia ad ora, qual è stata la tua più grande vittoria e qual è il tuo più grande sogno, ovviamente in ambito della passione dei motori? Allora, sicuramente è questa. Aida è la mia più grande vittoria, perché è davvero quello, la più grande vittoria è, forse non è neanche una cosa che viviamo per noi stessi, ma una cosa che portiamo agli altri. E anzi sette in questo caso, creano un'associazione per far del bene agli altri. Proprio nel momento in cui arrivi e pensi, ok, io sono a posto, adesso tutto ciò voglio trasmetterlo a qualcun altro. E quindi io penso che sia questa la grande vittoria, e come obiettivo futuro, come sogno, continuare a portare tutto questo, ma farlo in larga scala. Non farlo solo in Italia, ma arrivare ancora di più in altri paesi, e non solo sull'automotive, come un po' dicevo all'inizio, ma allargarci a tutte quelle associazioni, a tutti quegli enti che promuovono la figura femminile, la parità in questo senso, in tutte quelle materie che purtroppo ad oggi sono ancora difficili per le donne. E quindi allargare ancora di più gli orizzonti e farlo però sempre con lo stesso obiettivo comune di promuoverci e di sottolineare la nostra importanza, perché siamo donne, come tali siamo persone e umani che vogliono cooperare, collaborare. Assolutamente sì, e noi siamo sicure che insomma di cooperazione, di sinergia ne nasce e ne nascerà, insomma comunque io vi dico solo di stare connessi, di seguire Aida, di seguirci, perché ci saranno delle novità in futuro che insomma ci vedranno anche comunque collaborare ancora, Linda. Assolutamente, sì. E quindi io ti ringrazio tantissimo, tantissimo per essere stata con noi in questa puntata speciale di questa settimana. Grazie a te, grazie mille, io sono veramente veramente felice di questa diretta e soprattutto di averti conosciuta e di poter collaborare insieme. Anche per me è un grande piacere. Noi ringraziamo tutti coloro che si sono collegati, ricordando che questa puntata sarà poi disponibile sul profilo Instagram di Wilson Hills, e poi ci sarà anche il caricamento sul nostro canale YouTube. Quindi per chi si è collegato alla fine dell'intervista c'è modo di vederla dall'inizio, quindi non preoccupatevi. Ti ringrazio ancora Linda per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, noi ci teniamo ovviamente in contatto, un saluto grandissimo a tutti voi, e ancora grazie a te Linda, buona serata. Buona serata a tutti, grazie mille, ciao. Ciao.